ti voglio. Nel frattempo c'hai l'acetilene, no? Tanto firma qua. Sanna! Sanna! Comanda, signor tenente. Dammi una tonica di benzina che devo disinfettare della roba. Ma cos'è, matto, signor tenente? Qui la benzina costa più del vino. Allora dammene mezza tonica. Massimo un fiasco. Vabbè, dai, su, forza! Fiasco è dentro! Mi piace fotografare, signor tenente? Sì, mi diverte. Specie in questi posti, poi. Anche a me mi piace. Guardi qui. È carina. Lo so. Ma quanti anni ha? Pochi. Neanche 19. Sanna, stai attento, eh. È ormai troppo tardi. E che ti sei già messo nei guai? Di quanti mesi è? 2 o 3. Ma per ora non si vede. Ma prima o poi ho paura che in famiglia se ne accorgano, capisci? C'ho un padre minatore e 2 fratelli vecchi e grossi più di me. E quelli ci ammazzano. E tu sposala. Sì, avevamo già cominciato le pratiche col parroco. Ma mi è arrivata la cartolina del precetto ed eccomi qua. Vabbè, ma sta tranquillo. Tanto prima di Natale siamo a casa. Sì, tenente. E allora? Signor tenente, cerco di prendere Bari, ma da qui siamo lontani. In più ci sono le radio tedesche e inglese che sono più forti. Fermo. Muti. Dice che la battaglia della Manica continua senza tregua. La forte resistenza della Royal Force sarà distrutta dagli imbattibili piloti tedeschi. Vabbè, ma gli italiani in Albania che fanno? Zitti, non sento più niente. Ma gli piacciono proprio queste città. Ecco, firmus. La Giulia resiste eroicamente alle soverchianti forze nemiche sul ponte di Peratti. Come soverchianti? Ma noi siamo spezza i reni. I nostri bravi alpini. Ma dov'è Peratti? Boh. È in mano nostra, no? Piano. Attenti. Con garbo, Signor tenente! Che c'è? Vuol dare a me? No, grazie, Sanna. Piuttosto, aiuta il padre. Padre, ha bisogno. Signor tenente, ma io posso pure camminare. Ma come? Tu non c'avevi un piede rosso? Ma no, ho il braccio strutturato. Ma vattene, ma ti sono fatto portare a cavo ci fila qua. Ma da dove vieni tu? Molfetto, provici di bar. Padre, io zumbavo sopra il piede perché avevo pestato un tizzone. E tu che fai? Poi... Basta, state zitto, va, che ti ha giunto portare come un sacco di patate. Io pensavo che lo facevate per buon senso e per vocazione. Sì, assordo, mamma, da Molfetto, Barletta e tutta la provincia di bar. Ma allora provi a vedere che più siete scemi e più andati in guerra. Signor tenente, ha sentito che hanno sospeso le licenze? Beh? E io come faccio? A far cosa? A sposarmi. Era tutto sistemato, lei lo sa. Sta fermo. Il signor maggiore mi dava una breve licenza di convalescenza. Dopodomani il 21 partivo. E il 24 mi sposavo. Il parroco al paese ci ha organizzato una cosa impressi. E alla fine del mese ero di nuovo qua. Ma adesso, tutto sospeso. Il fronte è rotto. Rotto? Lo ripiegato. A dove sta lo sparatrap? Lo? Un sparatrap, c'è rotta. Sta qui, padre, sta qui. Vabbè, ma a quella gli cresce la pancia. Sanna mia, ho capito. Ma con tutto sto casino non possiamo preoccuparci anche della pancia di Maria, Tagliata. Imma, scusa. Causa di forza maggiore, bisogna aspettare finché il fronte non si riappiccica. E quando? E che ne so? Presto, sai. Male che vada, ti sposi per procura. Per procura? E cosa vuol dire? Che tu ti sposi qui e lei si sposa lì. E con chi si sposa? Con te si sposa, cretina. Vi sposate a distanza. E vale come un matrimonio vero. Ma certo, figliolo. Dio mio. Che poi è pure meglio, no? Almeno non incontri suo padre e i 2 fratelli che ti fanno un... Allerta! Ambulanza in arrivo! Muove! Guarda, venite! Guarda, camano, Arjù! Guarda, camano! Arjù! Nein! Niente tepolezze con questi! Era mio il pane! Vigliacco! Era mio! Sanna! Il pane! Vigliacco! Vigliacco!
vergogna! Ma che fai, Sanna? Fermati! Era mio il pane! Portiamo lasciatemi da 6 mesi! Ti ha sparato, Chilombertus! Ma che sei matto? Ma ti fai ammazzare per un pezzo di pane? E da un tedesco, poi? Era solo mio! E dai bambini il pane! Era solo mio il pane! Forza, presto! Presto! Dai! Su!